discutere ed approfondire le problematiche che da tempo coinvolgono il settore ortofrutticolo locale, ed affrontare il tema del rilancio e dello sviluppo delle attività produttive agricole che necessariamente passa attraverso la valorizzazione dei prodotti di eccellenza, la qualità del lavoro e del salario dei lavoratori. Sono questi gli obiettivi dell'Assemblea Generale dei Lavoratori Dipendenti del Settore Agricolo ed Ortofrutticolo che la FLAI CGL della provincia di Barletta Andrea Trani ha incontrato a Biceglie. In Puglia l'export tira, aumenta mediamente attorno, sono tre anni, che attorno al 16-17%, siamo in presenza di un'agricoltura che si sta sempre più innovando anche di qualità, specialmente in alcuni settori, l'ortofrutta è uno dei settori importanti che sta contribuendo alla crescita del PIL nella nostra regione, e il problema è che di fronte a una crescita dovuta anche a politiche regionali, perché noi abbiamo avuto con il PSR, il piano di sviluppo regionale, negli ultimi anni e specialmente in questo anno, che circa 800 milioni di euro si sono movimentati verso le imprese, di sostegno alle imprese a vario titolo. Un nuovo confronto delle aziende tese all'applicazione del contratto integrativo provinciale lavoratori agricoli e florovivaisti e degli accordi aziendali. Questa è stata la richiesta che gli operatori hanno fatto per riuscire a combattere il lavoro nero e i soprusi che si perpetrano all'interno del settore agricolo ed ortofrutticolo. In questa situazione generale non crescono i salari, non crescono i diritti, siamo in presenza di un aumento della quantità dell'utilizzo delle risorse, ma non c'è la qualità dei diritti del lavoro. Quindi questa è una cosa che noi denunciamo, non solo perché questo crea una situazione di dumping fra aziende e aziende, fra aziende serie e aziende che non applicano, diciamo, le regole. Quando dico le regole mi riferisco al lavoro nero, all'evasione contrattuale. Basta dire che dai recenti dati anche dell'ispettorato, diciamo, della DDL, della Direzione del Lavoro a livello nazionale, già solo nel primo trimestre qui in Puglia noi siamo in presenza quasi il 60% di violazioni contrattuali. Noi siamo intenzionati ad attivare tutte le iniziative sindacali di lotta affinché si affermi, partendo da una realtà come questa, una cultura dei diritti e dei diritti nel lavoro.